Konnichiwa a tutti, oggi non recensiamo Blu-ray 4K, ma bensì Stranger Things 3, che è ritornato su Netflix con la terza stagione. Ieri sera ho visto i primi due episodi e, dato che è stato registrato con le stesse telecamere, quindi l'immagine sicuramente, come la prima e come la seconda, rimarrà stabile per tutta la stagione, volevo dare una mia piccola opinione su questi primi due episodi. La seconda serie non mi aveva colpito più di tanto, non lo so, perché mi ero affezionato alla prima, e la seconda l'ho trovata un po' troppo forzata, mio parere, però mi è piaciuta tanto ugualmente. E questa terza inizia, diciamo, col botto, un qualcosa di diverso. Poi tutti gli omaggi agli anni 80 mi fanno impazzire. C'è omaggio a George Romero con Il giorno degli zombie. Quando vanno al cinema c'è il poster di Ritorno al futuro. Nel negozio della madre, Winona Ryder, c'è una scatola in fondo al negozio. L'ho proprio vista con la coda dell'occhio. Dolcetti Baby Ruth, che erano i dolcetti che mangiava il mostro dei Goonies. Insomma, tanti tanti riferimenti agli anni 80, come la musica, insomma un grande ritorno per Stranger Things 3. Ma passiamo alla cosa di cui voglio parlare, il 4K su Netflix. Io l'ho visto in 4K a un bitrate 10, ma ho avuto modo di vedere altre cose a bitrate maggiori, quindi anche se non l'ho visto qui, l'ho visto da altri. Ed è un problema che persiste tutti i film di Netflix. Qui nell'esperimento iniziale, infatti inizia con un esperimento, la terza stagione, il primo episodio, finché l'immagine, e anche il secondo episodio, cioè finché l'immagine rimane ferma, il 4K è sbalorditivo. È stato registrato con le Red Epic, anche con il sensore monstro 8K, e si vede tutto. Il dettaglio, si vede tutto, è una cosa fantastica, la definizione, i pori sulla pelle, sulla fronte, l'erba, quando ci sono dei close-up sull'erba, sono fantastici. Anche gli effetti speciali renderizzati in 4K è fantastico, sono fantastici gli effetti speciali renderizzati in 4K, veramente grandiosi. Però quando l'immagine si muove, macro blocking, c'è macro blocking, l'immagine si sfoca leggermente, quindi posso confermare che viva i dischi UHD 4K, di cui Stranger Things è presente in America con l'edizione 4K della prima stagione e della seconda. La prima stagione con un bitrate medio di 40 mega a episodio, la seconda stagione un bitrate medio di 46 mega. La prima stagione Blu-ray 4K al Dolby Digital 5.1, il secondo hanno messo un DTS HD Master Audio 5.1. Meno male che Netflix ha aumentato il bitrate e adesso possiamo avere Netflix anche con un bitrate fino a 640 per i prodotti in 5.1. Dolby Digital Plus, l'audio è veramente ottimo, frequenze basse veramente potenti, non è una traccia lossless, si sente, ovviamente si sente, però non si sente così male. Per un home entertainment a casa va bene, in streaming va sicuramente bene. Attendo con ansia le versioni 4K in Italia, magari con un audio rielaborato in Atmos, perché, cioè, la stagione, i telefilm sono fatti apposta, secondo me, per l'Atmos. Sono fatti apposta per effetti così, o in DTS:X. Insomma, Netflix è così, abbiamo il 4K, c'è il dettaglio, sì, però i dischi, ragazzi, i dischi mangiano ancora. Mangiano, non c'è niente da fare. Il Dolby Vision, ottimo Dolby Vision. Nei 4K in America è solo in HDR10. Il Dolby Vision su Netflix è veramente ottimo. I colori spuntano fuori dallo schermo. Il blu del cappellino del ragazzo che lavora in gelateria, o anche le luci dei neon all'interno del centro commerciale, fuoriescono veramente dallo schermo. Però un Dolby Vision su disco è un'altra cosa. Un Dolby Vision su disco è un'altra cosa. Almeno vedendolo con i miei occhi sul mio televisore, Dolby Vision su un disco è veramente un'altra cosa, per quanto qua sia ottimo, assolutamente. E anzi, sto preparando un episodio proprio per spiegare un po' a parole semplici, come se vedete i miei filmati sapete come parlo io, un filmatino sull'HDR, Dolby Vision, HLG, tutti questi formati, che cosa cambia dall'uno all'altro, ne vale davvero la pena. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e continuate a seguirmi. Vi consiglio Stranger Things, serie 3 in 4K, merita assolutamente. Per essere in streaming è veramente ottimo, ma è pur sempre uno streaming, non è un disco in 4K. Scusate per questo episodio un po' speciale, ma vorrei spaziare anche sullo streaming in 4K per spiegare pregi e difetti. Continuate a seguirmi e sayonara, bye bye, alla prossima. Ciao ciao!